Pronto? Antò! Chi è che chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come stai? Marimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, 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 mi sto vestì, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestì, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tua, no, va a far culo. Ma io non lo so. Ti pare che uno stia... Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senti Barisoni, non rompere i coglioni. Il 24 la Zanzara non chiude. Il 24 la Zanzara non chiude. Io potevo essere stipendiata. No, ma non è per dire, non è per dire, ma sti cazzo di camion alle 6:15 in terza corsia! Andate a fare in culo! Alle 6:15 che generano traffico in terza corsia e fanno quello che cazzo vogliono! Andate a fare in culo! Chiaro, autostrada, due corsie, camion, camion, autostrada, due corsie, camion, camion. Io vorrei una risposta, a questi cazzo di scleri che c'ho. Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? Segnalo che il 24 chiudiamo, ma andate a fare in culo, allora il 15 e 16 agosto riaprite, pezzi di merda, perché io come cazzo faccio senza la Zanzara? E basta con questa farsa che chiudete, dai, basta con queste cazzate. Sì ragazzi, ma non si può essere così sclerati alle 6 di mattina, eh. Alle 6 di mattina non si può essere così sclerati. C'è qualcosa che non va in questo ascoltatore, David. C'è qualcosa che non mi torna nel cervello sicuro di questo ascoltatore. Sì, qua, adesso questo è una... Sì, sì, questa è una certezza assoluta, certo. In collegamento da Roma, naturalmente, da un appartamento decrepito messo a disposizione della 7, perché è decrepito, dici? Io lo conosco benissimo. Quei luoghi, quegli appartamenti, quei palazzi tutto, li conosco. Tutto. Sono decrepiti, bisogna rifondare tutto. Signor tu. Cairo, cambiasse la sede decrepito, perché è brutta, bruttina, davanti alla Rai lì è brutta. David Parenzo, applauso. Ovviamente Monterosso 91 20 149 Milano.